Ci sono delle candidature, credo ci sia la candidatura del sindaco di Ragusa, ha dato la disponibilità alla candidatura del sindaco di Modica sono entrambe due candidature importanti, significative, di due città rilevanti, tra l'altro anche due amministratori secondo me eh, validi c'è un'altra ipotesi, l'ipotesi che c'è è che comunque ci sono altri sindaci, altre città, anch'esse rappresentative della, della provincia, che discutono da un po' di tempo e fanno un percorso anche politico, amministrativo, comune e che in questo passaggio dell'elezione della provincia potrebbero essere nelle condizioni di offrire... Alla valutazione di tutti i consiglieri comunali dei vari comuni della provincia, degli altri sindaci e quindi poi in definitiva alla comunità ragusana eh, un'altra possibile alternativa rispetto a cui scegliere. Ma la mia disponibilità ci può essere così come io ritengo ci possa essere la disponibilità di altri sindaci. Il problema non è qui chi fa il presidente della provincia, cioè il problema non è eh, se c'è uno più o meno bravo, uno più o meno competente, uno più o meno esperiente. Il problema è capire che cosa si vuole fare di questa provincia, di questa parte della Sicilia, che ha una sua forte caratterizzazione, ha una sua forte identità e che a mio modesto modo di vedere... Eh, negli ultimi anni ha perso in qualche modo, eh, in qualche misura, eh, la sua spinta propulsiva, che ne faceva eh, all'interno dell'isola una sorta di isola, un'isola nell'isola, un'isola felice con un'economia molto florida, con modelli di sviluppo all'avanguardia eh, e con una comunità che, dal punto di vista sociale, era molto coesa e orientata in direzione del futuro. Ecco, bene, oggi serve in provincia di Ragusa eh, un'azione di rilancio di tutto questo. Che non può non passare, questa è l'occasione, secondo me, comunque dall'unione dei territori della provincia, al di là, insomma, delle municipalità, al di là delle divisioni anche storiche che ci possono essere state in passato, oggi serve una forte azione di grande coesione all'interno della provincia. Se poi tutto questo si riesce a calare in un progetto, ripeto, condiviso, lungo assi portanti, lungo assi che secondo me devono essere di sviluppo portanti, e a far diventare la provincia di uno strumento fondamentale e importantissimo nella costruzione di questi percorsi di sviluppo, che ben venga.